Molto amato Sil, amato Sil dagli ascoltatori di Pinocchio. Anche da noi, che comunque stiamo sempre dalla sua parte, vero? Sì. Madonna, certo. Salutiamo Eddie Clam. No, io saluto lui. Io saluto solo Sil. Okay. Tu perché speri sempre di essere invitata alle sue feste di Halloween? Ma niente, Vale, tanto non ti invita, non ti invita. Allora, noi invece siamo invitati a Il Giappone a colori, il nuovo libro di Laura Imai Messina, dove per esempio sotto la voce nero c'è cedro nero, color nero braccia spenta. Che è, secondo me, bellissimo. Il nero cecità, che è assoluto. Sì. E per esempio nel libro c'è una parte molto che mi è piaciuta tanto, che è i colori e il cibo. Cioè, di come siamo abituati a percepire già il sapore dal colore, di come alcuni colori, il nero di seppia per esempio, non è per tutti, sì, mangiare qualcosa di nero, e pare che per esempio le cose blu non si mangino, cioè fai molta fatica a digerirla se non sei molto aperto mentalmente, nel senso che non è una questione, sì, ti sembra artefatta, quindi ti allontana un po' dalla... Invece ad esempio i giapponesi avevano l'idea di ingoiare cibi neri per rinforzare il corpo. Ad esempio c'è un giorno dell'anno ancora oggi in cui c'è diciamo la tradizione di mangiare l'anguilla. Questi erano tutti giochi di parole, però era ingoiare il nero per rinforzare il corpo. Oppure c'è ad esempio il color cottura a fuoco lento, anche questo è legato. No, questo è da perdere la testa. Bello. Da perdere la testa, questo è veramente da perdere la testa. Infatti l'ho segnato, cottura a fuoco lento. Poi c'è tutta una parte del libro meravigliosa sui colori delle ombre, perché anche lì le ombre, a che ora? Esatto, cioè, la sovrapposizione dei neri e dei grigi, cioè non è solo un colore, è come se fosse astratto, ti fa vedere il colore come, non so, una specie di sfoglia. Sì, ecco. Certo. E la Marianna che ci scrive dice: c'è poi un tono di verde argentato, tenue ma luminosissimo. È il colore delle foglie di fico illuminate dalla luna piena nelle notti a vulcano. Ma che brava! Eh sì. A proposito di questo, nel libro c'è un momento meraviglioso in cui Laura disvela la sua scoperta di un modo di guardare, che è tutti i verdi del retro di tutte le foglie. Che sì, che è proprio sì. Gli ulivi sono questo, perché gli ulivi hanno sempre, mostrano una mezza faccia del retro delle foglie. Sì. Ed è speciale, effettivamente, a seconda di come cambia la luce, cambia tutto. E le betulle. Per questo vi dico che questo libro è un libro che dovete leggere se siete disposti ad aprire un po' un terzo occhio, perché più lo leggi e più ti divertirai da morire a guardare nel maglione della signora seduta nel tram di fianco a voi, o nelle confezioni del supermercato. Ma nelle sale d'attesa quanto funziona? Ad esempio anche con i bambini, quando dovevano aspettare in treno per, non so, dei viaggi abbastanza lunghi per loro, cercare il colore. Questo è un consiglio a tutti i genitori all'ascolto. Davvero. E questo libro vi insegna a raccontarlo in maniera super divertente.